Buongiorno a tutti. La coppia narcisista come si comporta? Ecco cosa succede quando due narcisisti si incontrano e decidono di fare coppia. Affascinati dall'altrui bellezza, ricchezza o status, una coppia complice nello spalleggiarsi a vicenda per conquistare la migliore posizione possibile in società, ma non passerà molto tempo prima che entrambi comprendano che il partner è nella relazione più per ricevere che per dare. La loro abilità è di schivare l'impegno e seconda solo alla capacità di ribaltare le accuse sull'altro ed è per questo che la decisione di avere figli tarda ad arrivare per soddisfare i propri bisogni egoistici. Partirà una lotta senza uguale dove vincerà il peggiore. I conflitti infuocati potranno tuttavia tramutarsi nel tempo in un freddo, glaciale indifferenza dove ognuno porta avanti la sua vita. Nulla però deve trasferire all'esterno per non scalfire l'immagine della coppia del Mulino Bianco, chiusa in una campana di vetro che sentiranno sempre più stretta. Ma riusciranno a resistere alla tentazione di riprovare questa sensazione con una nuova anima? C'è poi quel piccolo particolare tra narcisisti perversi, dove lui ha più amanti, usa e getta, mentre lei, la partner ufficiale, acconsente, certa della sua comprensione, tanto ama veramente solo me. Un po' di narcisismo di coppia è presente anche nella più classica unione tra codipendente e narcisista, ma non vi è forse una vena di narcisista nell'impresa impossibile di chi si illude di cambiare l'altro? E che dire del bisogno di specchiarsi nella grandiosità dell'altro, orgogliosi di stare al fianco del migliore almeno finché dura? Almeno finché non si arriverà al quando è troppo. Di conseguenza, se siete in una coppia narcisista, vi ricordo che fra due narcisisti non si va bene, come lo stesso, come il detto, due galli in un pollaio non possono coabitare. Di conseguenza, valutate voi. Se avete bisogno del mio aiuto, contattatemi alla mia email paolafendi@gmail.com. Un bacio a tutti e al prossimo video.